Oh, quanto sono diffusi i Creative Commons in Italia? Beh, allora, l'Italia non è messa male. L'Italia era. Adesso ammetto che non ho più visto le statistiche, però quando, insomma, nei primi anni, non so, 2000, 2010-2012, in quegli anni, mi ricordo che l'Italia non era affatto messa male come movimento di, ad esempio, musicisti, DJ, producer di musica dance che utilizzavano le Creative Commons. Anche, ad vabbè, allora, basta fare un grosso nome delle licenze Creative Commons e già capite. Wikipedia, no? L'enciclopedia libera che tutti utilizziamo perché ci capitiamo costantemente tutti i giorni. Basta fare una qualunque ricerca su Google e principalmente una delle prime, dei primi record che Google ci offre è quasi sempre una pagina di Wikipedia. Quindi è uno strumento potentissimo rilasciato sotto licenza Creative Commons, cioè Wikipedia non è solo gratis, è l'enciclopedia libera perché è libera anche dal punto di vista della licenza. E quindi basterebbe andare a contare tutte le voci di Wikipedia in italiano e già capisci che, e visto che la Wikipedia italiana è una Wikipedia molto sviluppata, rispetto ad altre lingue, per il fatto che noi siamo forse molto affezionati alla nostra lingua, al contrario di altri popoli che magari utilizzano l'inglese come lingua non so, per comunicare al lavoro, per guardare i film, per il cinema, appunto. Noi siamo molto affezionati alla nostra lingua, abbiamo i film e tutte le serie TV doppiate, tradotte, e abbiamo anche una Wikipedia molto sviluppata nella nostra lingua, pur essendo, diciamo, l'unico popolo che la parla. Noi è appunto un pezzo di Svizzera. E quindi sono tante le opere, basta andare, appunto, basta andare su Wikipedia nella versione italiana, conta quante sono le voci di Wikipedia italiana e hai già qualche milione di opere dell'ingegno testuali, perché vabbè, è un'enciclopedia, quindi tendenzialmente sono testi, ma poi abbiamo un sacco di musica, abbiamo un sacco di video. Siamo su dei numeri alti, poi è chiaro che non possiamo competere con altre nazioni, però ecco, su questo devo ammettere che siamo abbastanza messi bene e penso che, cioè, forse in modo forse un po' orgoglioso, di avere anche una fetta di parte in questa cosa, nel senso che quando abbiamo, nei primi anni 2000, appunto, animato un po' questo movimento, cercato di parlare di questi temi, io e altri volontarosi divulgatori, probabilmente abbiamo spinto un po' verso la conoscenza di questo strumento e quindi le persone le utilizzano.